Ora cominciamo a modellare la parte sommitale del mastio. Spostiamo i due merli che ci serviranno successivamente, bisogno di spazio, lasciamo pure il nostro righello. Andiamo a vedere quali sono le dimensioni di questa parte. È questa grosso modo, per cui non è altro che un prisma di lato 970 cm quadrato, base quadrata, di altezza 240 cm, scavato per un'altezza di 120 cm, lasciando il bordo di 60 cm. Quindi 970 per 240, bordino di 60, di profondità 120. Andiamo a disegnarlo. Prepariamo il cubo, lo portiamo a 97 perché 970 diviso 10 fa 97, un'altezza di 240 che diviso 10 fa in millimetri in scala 1 a 100, 24 mm. Eccolo qui, lo duplichiamo, ce lo portiamo esattamente a metà e quindi 12 di altezza, però dobbiamo lasciare un bordo di 60 cm, cioè 6 mm. Quindi da 97 spostiamo, andiamo a 91. Premiamo però l'Alt a questo punto e andiamo a 85, così abbiamo tutte e due le parti simmetriche. Anche qui portiamo 85 perché 97 meno 6, meno 6 fa 85. Questo è il nostro cubo. Vediamo il materiale vuoto e sommiamo con il raggruppa. Questa è la parte sommitale. Dopodiché dobbiamo comporre i nostri merli. Cosa si fa? La cosa più facile è utilizzare un piano di lavoro. Passiamo a un piano di lavoro che sia sulla faccia superiore. In questo caso qua le altezze adesso sono definite solo sul nostro piano giallo, quello ausiliario. Per portare questi oggetti su questo piano basta selezionarli, copiarli, deselezionarli ed incollarli. Adesso vedrete che gli oggetti sono posti sul piano esatto, quello superiore. Eccolo qua. Ritorno in visualizzazione prospettica, che mi piace di più in questa parte qua. Poniamo il nostro merlo, che intanto deselezioniamo questo che non ci serve, lo mettiamo esattamente nell'angolo, quindi se volete essere sicuri potete utilizzare due modi, o lo settate in questa maniera attraverso la linea, o se volete essere ancora più sicuri basta porre tutti e due gli oggetti sullo 00. Del nostro piano di riferimento. Tutte le soluzioni sono valide, adesso ci manca solo da spostare il nostro merlo laterale per fare la composizione completa. Quanto lo sposto? Lo sposto di 110 cm, che in scala sono 11 mm. Quindi se devo fare un calcolo lo faccio grazie a proprio a questo righello. Quindi avevamo detto che da 16 più 11 fa 27. Questo è quello che possiamo fare per ora. Per completare il resto io suggerirei di utilizzare la funzione specchia. Copiamo questi elementi, li portiamo esattamente in fondo, li raggruppiamo perché sennò lo specchio non funziona, li specchiamo e questi sono già posti. Altrettanto facciamo poi per quelli laterali, però prima di fare questo andiamo a mettere quelli laterali. Questo me lo copio, con l'Alt lo porto qua sopra, lo giro, sempre con 90 gradi, me lo pongo esattamente con la dimensione 0, la vedete qua sotto,
questo deve essere 0, lo appoggio qui, lo sposto ancora di 11, a questo punto vado sempre a 27, eccolo lì, me lo copio anche, possiamo guardare anche dall'alto, me lo copio, scusate, col tasto Alt me lo copio e me lo porto di lì, eccolo qua, lo verificate che sia giusto anche con la posizione vera e propria, e adesso tutta questa parte qua può essere semplicemente specchiata, basta selezionare il tutto, raggrupparlo, copiarlo, spostarlo superiormente, ci sono gli snap che aiutano, eccolo lì, e lo specchiamo ed ecco che la parte sommitale finalmente è terminata. Guardiamocela anche in prospettiva, che funziona meglio, eccola qua, eliminiamo quelli che sono i due merli creati come base e ovviamente facciamo un raggruppo generale. Eccolo qua. Adesso creiamo la parte sottostante, andiamo a vederne quelle che sono le dimensioni. La parte sottostante è 1,80 m d'altezza, 180 cm. Ovviamente la parte superiore è 97 cm come precedente. La parte sottostante è la larghezza invece della canna cosiddetta della torre, cioè di 79 cm. La vedete qua, di 190 cm, quindi 79 mm. Andiamo a realizzarla. Spostiamo il nostro mastio appena creato, la parte sommitale, e andiamo a prendere invece con un trucchettino un cono. Cosa ce ne facciamo di un cono, visto che la base è quadrata? Il cono ha delle particolarità. Può essere ridotto a una base quadrata. Eccola qui. Basta mettere 4 come numeri di base e questo è fatto. Dopodiché bisogna ruotarlo di 45 gradi in modo che sia allineato alla griglia. Adesso andiamo a vedere quali sono le sue caratteristiche. Il cono può avere un raggio superiore e uno inferiore. Allora poniamo proprio i nostri raggi, aumentiamo tutte le nostre dimensioni, altezza 18. La parte superiore abbiamo detto che era 970, cioè 97 mm. La parte sottostante invece era 79. Eccola qua. Ovviamente vedete che è un po' più grande per vari motivi. Basta adesso riportare le misure, quelle superiori, ai 97 mm. 97 di qui, 97 di là. Ecco, la parte sommitale in realtà è terminata. Adesso andiamo a sommare i due oggetti. Come si fa? Sì. Intanto li mettiamo posti in pianta, li allineiamo parte l'altra. Eccoli lì. E adesso tiriamo su l'oggetto che abbiamo creato precedentemente. Possiamo anche utilizzare il fronte. Di un'altezza che sia 18. Fatto questo, raggruppiamo. Diamo tempo al nostro computer, che comincia un po' a essere stanchino, di raggruppare. E questa finalmente è la parte sommitale della torre.